Amici di Fiera Cavalli, bentornati. E con noi quest'oggi il campione d'Italia in carica, il primo aviere capo Luca Marziani. Ciao Luca. Ciao a tutti. Caro Luca, ti vedo in un contesto particolarmente bello, quello della Farnesina. Quindi credo che tu abbia ripreso in piena attività la tua parte agonistica e il tuo momento di sport, vero? Sì, siamo diciamo tornati e siamo tutti carichi di entusiasmo, ottimismo. C'è molta positività e molta voglia di appunto di ripartire. Parliamo di progressione perché il nostro obiettivo insieme a tutti gli amici di Fiera Cavalli e degli sport equestri e del cavallo in generale è di raggiungere la data di novembre, quella appunto in previsione di Fiera Cavalli Verona. E l'appuntamento appunto è quello di Jumping Verona a novembre. Ecco Luca, un appuntamento particolare, emozionante. Sia a livello internazionale, ma sia a livello appunto per quanto riguarda voi cavalieri italiani, quindi è un appuntamento importante. Noi stiamo lavorando insieme a tutto il team e a tutto lo staff in previsione di questo appuntamento dell'anno 2020. Vogliamo sapere dalla voce di Luca Marziani quali sono state le esperienze di Fiera Cavalli e le emozioni che Jumping Verona ha dato a Luca Marziani nel corso di tutti questi anni. Ma Fiera Cavalli, Jumping Verona credo che sia, almeno per me, il concorso insieme a Piazza di Siena più emozionante, più bello, dove c'è una condivisione incredibile col pubblico di casa. Sentiamo un calore pazzesco da parte dei nostri fans, dei nostri tifosi, Certo. e un'organizzazione perfetta. Devo dire, io ho dei ricordi bellissimi, ma a Verona mi sono follemente innamorato di Verona, perché la prima volta che ho saltato a Verona è stata con i pony, nel lontano, non lo so, ma ero molto piccolo. E devo dire, e mi ricordo tutte le emozioni che vivevo arrivando a questa fiera, i cavalli, cavalli di ogni genere, persone di ogni genere che vedevi, che ne so, dai frisoni, dagli attacchi, dai Certo, maremmani, dai certo. western, cavalli arabi, una cosa incredibile. Io mi ricordo, arrivavo e da ragazzino la vivevo proprio come un mondo il mondo dei sogni, un paese dei balocchi, proprio una cosa incredibile. Avevo emozioni a mille per questi 5 giorni di Fiera Cavalli. E la cosa meravigliosa è che ogni anno che torno è così, mi fa riscoprire tutte le emozioni che vivevo nei primi anni della mia attività agonistica, che Certo, appunto ero un quando eri un bambino con i ragazzino, pony. insomma, quando eri Ero un giovane. ragazzino, con tutto l'entusiasmo, la curiosità e le cose. E Verona ogni anno poi c'è, diciamo che l'organizzazione è perfetta, quindi ogni anno si rinnova qualcosa. E quindi entri in una settimana magica, sia per lo sport e sia proprio per l'unione proprio per il cavallo in sé per sé. È la festa del cavallo, diciamo, e Hai c'è proprio detto un'atmosfera che è bene, è la festa meravigliosa. del cavallo, sì, infatti. C'è un'energia, un'atmosfera incredibile, dove non la trovi da nessuna parte, secondo me, da nessun concorso. Hai detto proprio bene, hai Quindi sottolineato proprio quello che dovevi sottolineare, delle emozioni e di quello che trasmette Fiera Cavalli a 360 gradi, appunto, per il mondo equestre che lo prende in tutte le sue particolarità. Noi, Luca, ti ringraziamo, ti auguriamo naturalmente un grande in bocca al lupo per questa ripresa, una ripresa con tanta positività, con tanta voglia di andare avanti. E l'obiettivo naturalmente sarà quello poi di ritrovarci tutti a novembre durante Jumping Verona e durante Fiera Cavalli Verona. Noi ringraziamo l'aviere capo Luca Marziani. ringrazio voi, viva il lupo per tutto, e faccio anche a voi un in bocca al lupo. So che farete come tutti gli anni il massimo per rendere ancora più magico questo concorso di Coppa del Mondo all'interno della Fiera Cavalli di Verona, e ci vedremo lì. Va bene, ti aspettiamo.